Buonasera e bentornati alla Casa dell'Energia per la seconda puntata di Nero su Bianco presentato dalla Fonderia delle Idee, questo nuovo format televisivo che apre le porte sia dei nostri studi che si trasferiscono alla Casa dell'Energia e sia la Casa dell'Energia che si apre ancora di più alla città. Questa sera per parlare di un tema che scuote tutti noi in questo momento dopo la tragedia dell'Archivio di Stato, una trasmissione che avremmo voluto fare lo stesso perché questa tragedia è stata il culmine comunque di altre tragedie, di altri morti bianchi sul lavoro, di altri infortuni, e abbiamo voluto ulteriormente fare il punto della situazione per capire il fenomeno, per capire anche i soggetti che lavorano perché la sicurezza sia sempre di più una realtà. Prima di presentare gli ospiti, io saluto Fabio Mori, direttore della Casa d'Energia, che ci dà il là questa sera a questa puntata, perché noi ci troviamo qui alla Casa d'Energia dove ovviamente tutti sanno che un tempo c'era appunto la Bastanzetti. Ecco, esatto. Il rapporto tra Bastanzetti e sicurezza sul lavoro? Sì, allora innanzitutto le fonderie Bastanzetti iniziano la loro attività nel 1889 e proseguono fino al 1989. Sono 100 anni ovviamente di grandi lavorazioni, di grandi fusioni. La famiglia Bastanzetti si è sempre in qualche modo inquadrata come una famiglia lungimirante nell'occhio che aveva nei confronti delle sue maestranze. Non sono mai successi, ovviamente, sempre storicamente non sono stati mai inquadrati degli incidenti gravi e morti sul lavoro. Ovviamente le condizioni qui di lavoro erano veramente dure. Avevamo alti forni di fusione, avevamo punti di cesellamento, ovviamente le condizioni erano dure. Tantissimi lavoratori, tantissime maestranze sono passate in questo luogo. All'interno della fonderia, diciamo, c'è il sudore e il lavoro di tantissime persone che ha un po' caratterizzato tutto lo sviluppo industriale dei primi del Novecento nella città di Arezzo. Io credo che questa puntata oggi sulla tematica lavoristica sia centrale, sia per i tempi, diciamo, moderni, attuali, che stiamo attraversando. Abbiamo una riforma in atto dal punto di vista, diciamo, del lavoro sul Job Act, sulla previdenza con lo smantellamento della riforma Fornero. Io credo che il lavoro in Italia come concetto costituzionalmente riconosciuto, non ci dimentichiamo appunto che l'articolo 1 ne parla chiaramente, l'articolo 32 della Costituzione sulla salute, sulla sicurezza, sono temi centrali. Un paese non può prescindere da queste tematiche, non si può andare avanti, non si può progredire senza tenere i lavoratori al primo posto. E come dire, la normazione in Italia è una normazione che ha bisogno di essere in qualche modo anche risvegliata. Il decreto 81 del 2008 non può essere, diciamo, il testo unico che rimane tale anche dopo le riforme del 94. Dobbiamo andare avanti, dobbiamo tenere i lavoratori al centro, e secondo me questa puntata e questo luogo possono creare un connubio veramente interessante. Grazie Fabio, allora partiamo con la scheda che riepiloga gli ultimi avvenimenti, anche tragici, che sono avvenuti. L'allarme dell'impianto antincendio dell'Archivio di Stato di Arezzo è tornato nuovamente a suonare la scorsa domenica, a 17 giorni di distanza da quel drammatico incidente in cui persero la vita due impiegati, Piero Bruni e Filippo Bagni, morti asfissiati a seguito della fuoriuscita di gas argon dall'impianto antincendio. Fortunatamente in questo caso si è trattato solamente di un falso allarme. I vigili del fuoco intervenuti sul posto non hanno infatti riscontrato né principi di incendi né fughe di gas. No, no, niente gas. Falso allarme? Partito l'allarme. Un allarme dunque scattato a vuoto, ma che confermerebbe però ancora una volta il malfunzionamento del sistema. Di che tipo dovrà stabilirlo la perizia disposta dalla Procura di Arezzo per accertare così la verità sulla morte dei due impiegati? L'inchiesta della Procura ha visto per adesso l'iscrizione nel registro degli indagati di 5 persone, tra cui il direttore dell'archivio e il responsabile della ditta incaricata per la manutenzione dell'impianto, dal quale si era sprigionato il gas risultato poi letale per i due dipendenti. L'ipotesi di reato
trattato è quella di omicidio colposo plurimo. L'assurdo incidente sul lavoro in piazza del Commissario, salito alla ribalta della cronaca, ha inevitabilmente riacceso i riflettori sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. 6 le morti bianche che si contano da inizio 2018 nel territorio provinciale aretino. Tra le vittime anche l'operaio è rimasto folgorato mentre stava lavorando ad un palo della luce in località Monte San Savino. Per il gravissimo incidente erano partiti 5 avvisi di garanzia. L'ipotesi di reato in questo caso è quella di omicidio colposo. Un bilancio dunque tanto amaro quanto doloroso, al quale si aggiungono però anche numerosi incidenti sul lavoro che fortunatamente non hanno avuto conseguenze tanto drammatiche, ma che comunque devono riportare l'attenzione sul tema della sicurezza. Tra quelli che hanno suscitato maggior clamore indubbiamente c'è l'incidente avvenuto all'interno dello stabilimento Chimet di Badia Alpino lo scorso luglio. All'interno dell'azienda, infatti, a pochi minuti di distanza si verificarono 2 incidenti. 3 operai rimasero ustionati a seguito della fuoriuscita di materiali da un altro forno, un quarto invece venne colpito in testa da un condizionatore di 30 kg. Episodi dunque che richiedono a gran voce una riflessione ampia ma soprattutto condivisa in materia di sicurezza. E ringrazio l'ingegnere Carlo Schiavoni, dirigente della prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro della ASL. Buonasera. Poi il vicepresidente di CNA Andrea Marzupini, che è anche presidente di Osi Consulting, che tra i suoi compiti ha anche quello appunto della sicurezza per le aziende. Buonasera. Buonasera. E poi Alessandro Mugnai, segretario provinciale della CGIL. Parto proprio da Mugnai perché un mese prima, no, di questa tragedia i sindacati avevano organizzato un sit-in davanti alla prefettura per sensibilizzare e chiedere che cosa e qual è la situazione dal vostro punto di vista, oltre alla tragedia dell'archivio di Stato, per la sicurezza dalle nostre parti. Ma il programma, cioè il servizio che avete mandato prima si commenta, cioè commenta da solo, insomma, in quel giorno del presidio davanti alla prefettura non è stato fatto solo questo, abbiamo chiesto di incontrare il prefetto perché abbiamo bisogno di impegni precisi istituzionali, perché a prescindere da quello che è accaduto dopo sull'archivio di Stato, dove insomma lì la situazione è un po' più complessa, insomma sarà molto utile insomma seguire bene come le indagini, insomma solo le indagini possono essere nelle condizioni di dirci cosa veramente è accaduto. Levarsela col fato credo sia eccessivamente spicciativo, però le condizioni che abbiamo oggi insomma di serie difficoltà nelle aziende sono molteplici e quindi deve rivedere questo che abbiamo chiesto al prefetto, una cosa molto precisa, è vera, arrivata da poco, però già con l'altro prefetto tentammo insomma di sollecitare un intervento. Secondo noi è il soggetto reputato per l'incarico che riversa a titolo e autorità per chiamare tutti i soggetti sia di competenza sia ispettivi e sia istituzionali e di rappresentanza, ovviamente le organizzazioni sindacali e quelle imprenditoriali, per iniziare un avvio insomma molto serrato, molto preciso, dove ognuno deve prendersi nell'ambito delle sue competenze delle precise responsabilità e in particolar modo far emergere dei problemi che a mio avviso vi sono evidenti. Il primo per esempio riguarda l'aspetto legato alle ispezioni, cioè pensiamo che gli organi ispettivi, che sono di alta qualità, però siano secondo noi carenti di organico, o perlomeno delle due l'una, c'è una forte burocrazia che comunque sia tiene occupato questo personale, o più amministrativi per svolgere questa attività. Ricordo insomma che per esempio per un sopralluogo un ispettore deve riempire oltre 800 pagine, oltre 18 pagine, queste dopo vanno riportate in sede, scannerizzate, tutta una serie. C'è un grande lavoro burocratico, diciamo, alle spalle, delle due l'una, aumenti gli amministrativi o aumenti gli ispettori. Ecco, fermiamoci su questo punto, poi dopo, anche perché facciamo subito rispondere ovviamente. Questo è solo un punto. Saluto Davide Fattoni, che questa sera è il nostro
come dire, avete separato dall'alto amico storico, Piero Franchini, storico, ecco, andremo a ruota in questa edizione, tu sei sì, ovviamente più ferrato in questa, sì, certo, in questa materia, perché sei anche consulente del lavoro, e dopo ci dirai che cosa ne pensi. Allora, dottor Schiavoni, questa burocrazia quanto effettivamente ostacola il vostro lavoro? Parla della burocrazia nostra interna, della burocrazia esterna dei datori di lavoro, perché se lei mi sembra facesse riferimento a quella nostra interna, anche a quella vostra interna, ovviamente. Poi la normativa di questi anni, la normativa generale di questi anni ha imposto obblighi di trasparenza, di tracciabilità, eccetera, eccetera, e di organizzazione di un certo tipo del lavoro, per cui questi adempimenti si possono fare solo attraverso registrazioni, attraverso schede, eccetera. Quindi questo credo che sia in qualche modo inevitabile, migliorabile ma inevitabile. E per quanto riguarda le attività, lei accennava prima all'organico, noi negli anni scorsi in qualche modo abbiamo tenuto al blocco dei turnover, però negli ultimi mesi e in prospettiva soprattutto non abbiamo grandi speranze. Il nostro direttore generale recentemente ha pubblicamente, dopo questi eventi, attraverso un comunicato stampa, in qualche modo si è impegnato a garantirci il turnover del personale. Noi speriamo appunto che si riesca a fare, chiaramente non dipende solo da lui, dipende dalla regione, dalle risorse che non solo la regione ma anche il ministero che vengono messe a disposizione per tutta la sanità. E in questo noi chiaramente cerchiamo di fare del nostro meglio. Gli spunti del filmato, di cui ovviamente non si entra nel merito, sui quali non si entra nel merito, chiaramente sono degli eventi che oltre a colpire l'opinione pubblica hanno impegnato molto, molto anche noi del servizio, ci stanno impegnando e chiaramente ci pongono degli interrogativi. Non solo questi eventi, perché questi sono degli eventi che si affiancano, pur nella loro gravità, si affiancano a tanti altri eventi ai quali assistiamo insomma, tutti i giorni, tanti eventi che sono quelli delle statistiche, di cui magari si potrà... Dopo ne faremo vedere anche delle slide, sì. Volevo chiedere ad Andrea Marzupini, che è anche un imprenditore edile, per le imprese... La sicurezza, diciamo appunto, c'è troppa burocrazia anche per le imprese. Qual è la situazione dal punto di vista proprio di un imprenditore? Beh, purtroppo questa parola burocrazia ultimamente è una parola che viene spesso, spesso fuori, ed è quella parola che sta frenando in tutto, sia l'economia ma anche tutto ciò che comporta anche la sicurezza nei luoghi di lavoro. È un problema veramente annoso. Sì, anche noi denunciamo questa, una troppa burocrazia. Se lei considera che noi ogni volta che iniziamo un'attività, un cantiere, prepariamo plichi di carta, questo certamente non aiuta. Devo dire che comunque sia, siamo molto sensibili al tema sulla sicurezza del lavoro, e l'associazione che questa sera ho il piacere e l'onore di rappresentare, cioè la CNA, è molto sensibile con la propria società di formazione Oasi Consulting. Dal 2010 al 2018 ha realizzato oltre 1488 corsi sulla sicurezza sul lavoro, ha formato oltre 21.000 addetti per un totale di 98.000, quasi 100.000 ore di formazione. Quindi è un tema che a noi sta molto caro. E poi, perché non dimentichiamo che le nostre aziende, che sono formate da piccolissime, da pochi addetti, rarissime volte si supera le 10 unità, comunque sono piccole aziende, il dipendente, la linea fra il dipendente e il datore di lavoro è veramente sottile, quindi noi teniamo ai nostri dipendenti, sono una risorsa e quindi facciamo di tutto per cercare di preservare la loro incolumità. Dopo la pausa riprendiamo con Davide, riprenderemo anche con i dati che sono disponibili per capire se questi casi tragici sono la punta dell'iceberg, qual è la situazione, diciamo, diffusa a livello proprio di dati concreti. A tra poco.
Di nuovo insieme dalla Casa dell'Energia, riparto con Davide Faltoni, stiamo parlando di sicurezza nei luoghi di lavoro. Ci diceva prima David, Andrea Marzupini, ma anche Alessandro Mugnai, la parola burocrazia no, è già venuta fuori due volte. No, allora io chiedo, allora, non so da che parte iniziare. Da una. Perché veramente, allora le norme sulla sicurezza, dalla 626, ma tutte, prevedevano proprio una procedimentalizzazione di tutto il processo della sicurezza. Che vuol dire? Vuol dire che tutte queste formalità, quindi tutta questa forma, soprattutto per le imprese, con la responsabilizzazione dei lavoratori stessi e con la presenza di figure esterne, responsabili oltre che controllori, doveva servire e dovrebbe servire, direi, proprio per garantire la massima sicurezza nei luoghi di lavoro. Ora però vorrei dire anche questo, che se questa logica, quest'idea un po' di anni fa poteva essere anche concreta e soprattutto una garanzia piena, perché i lavoratori erano effettivamente tutelati, vuoi da tutta una serie di norme che li tutelavano, e oggi si sta assistendo invece alla perdita continua di tutele da parte dei lavoratori, ma non solo dei lavoratori dipendenti, perché secondo me il dramma più grosso è anche in quelle terze figure che si mettono in mezzo tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti, che sono fuori da qualunque forma di tutela. Ad esempio, faccio un riferimento veloce, tutte le persone che lavorano all'interno delle organizzazioni sportive, che sono retribuite con dei co-co-pro in esenzione totale d'imposta, ma soprattutto senza dover versare alcun e senza prevedere nessun obbligo di carattere contributivo, assistenziale, previdenziale o assicurativo. Allora, cioè, cosa voglio dire? Che praticamente io credo che il problema, se tutti i giorni si assiste, si sente delle morti, perché poi fa notizia alla morte, magari non fa notizia all'amputazione di una mano, di un piede, di una gamba, o chi rimane invalido, o chi subisce delle operazioni anche veramente traumatiche con lesioni permanenti gravi, perché quelli non fanno notizia, ma vi posso garantire che ce n'è una quantità enorme. E quindi, cioè, cosa voglio dire? Che secondo me proprio il fatto che è diminuito anche i posti di lavoro, soprattutto è diminuito i posti di lavoro magari nelle grosse aziende dove era anche più facile garantire la sicurezza, proprio perché poi il lavoratore che si accorgeva che non veniva garantita la sicurezza poteva fare una denuncia, poteva pretendere che l'ambiente fosse sicuro. Oggi oramai quel tipo di azienda lì non esiste più. In tutte le altre aziende, sia grazie a Job Act, ma grazie a tutta una serie di norme che piano piano hanno smontato praticamente qualunque forma di tutela, e un esempio lampante, c'è stato un servizio, mi sembra proprio a Report un po' di mesi fa, faceva vedere che la maggior parte degli infortuni gravi li subiscono gli assunti a tempo determinato. Perché? Perché praticamente quello a tempo indeterminato, tutelato il lavoratore, quindi che magari ancora gli si applica lo statuto dei lavoratori, certi lavori in certe condizioni non li fa e gli dice al datore di lavoro: io non te li faccio. E allora vengono assunte persone a tempo determinato, e facevano proprio vedere gente che magari assunta da un giorno, da due giorni, da tre giorni, magari moriva. C'era stato un esempio nelle cave di marmo a Carrara di uno che era appena arrivato al lavoro, è rimasto sotto una lastra, e riferivano gli altri lavoratori col volto coperto, senza vedere chi era, e raccontavano sta realtà, che gli assunti con le garanzie certe cose non le fanno. Gli altri, in queste condizioni, con lavoro precario, oramai senza tutele, perché questo è il concetto che passa, poi mi chiedo l'ultima cosa che voglio dire, questo, nel nostro territorio stiamo assistendo a forme di schiavitù di lavoro, sia in molti settori,
forme di schiavitù portate avanti da imprenditori che non sono di provenienza italiana, ma si parla a volte di realtà con 70-80 persone, di cui la maggior parte neanche assunte, che lavorano giorno e notte nel settore orafo, e anche nella moda. E oltretutto lì non parla l'italiano, non sanno leggere né il datore di lavoro né i lavoratori. Quindi, Michetto, tutto quello spirito di quella norma, no? Tutte le norme sulla sicurezza sul lavoro, la procedimentalizzazione del processo di sicurezza, le responsabilità, ma ci rendiamo conto, già quelli non sono neanche assunti, ma in più non parlano nemmeno l'italiano, non capiscono tutto questo, cosa vogliamo pretendere? Io pretenderei che ci fossero degli organi veramente che fanno i controlli e certe realtà non esistessero nel nostro territorio. Ma oramai è evidente che abbiamo capito che per ridurre i costi del settore della moda, del settore dell'orafo e poter continuare a avere nelle nostre realtà le imprese di questi settori, come anche nell'edilizia, per ridurre il costo del lavoro ci vogliono i disgraziati che vengono sfruttati. Allora, vediamo questo servizio, poi torniamo dal dottor Schiavoni, anche se tra i vostri compiti c'è anche questo di questo tipo di controlli, no? Queste aziende che magari non è neanche semplice individuare spesso. Vediamo sulla giornata che cade proprio tra qualche giorno, la giornata mondiale che ricorda le vittime sul lavoro, e sentite che spaccato viene fuori, anche le denunce stesse sono in diminuzione, ma sentiamo perché. Avrà un sapore diverso ad Arezzo la giornata mondiale per le vittime sui luoghi di lavoro che ricorre il prossimo 14 di ottobre. La manifestazione arettina si svolgerà in prefettura, ma negli occhi e nel cuore di tutta la città c'è ancora la tragedia avvenuta all'archivio di Stato, dove hanno perso la vita 2 dipendenti. Noi abbiamo invitato le vedove a partecipare alla nostra giornata, se comunque si sentiranno di partecipare a questa iniziativa a noi farà molto piacere, anche solo per far sapere che comunque noi siamo vicino, la nostra associazione è dedicata a questo e di questo si occupa. Secondo i dati INAIL diffusi dall'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, a partire dal 2015 con la ripresa dell'occupazione, le denunce di infortunio sono cresciute dalle 637.000 unità del 2015 alle 641.000 del 2017. Anche per il 2018 sembra profilarsi un andamento infortunistico in linea con questa tendenza. Il dato preoccupante è che sembra che siano in crescita di poco le denunce di infortunio, soprattutto perché è legato al lavoro nero, è legato al fatto che comunque col lavoro precario molti imprenditori non fanno denunciare come infortunio l'eventuale infortunio del dipendente, pena il non rinnovo del contratto, ma vengono fatti come infortuni domestici, infortuni comunque non lavorativi. E questo è un male, è una cosa che comunque non dovrebbe esistere, però purtroppo sappiamo che queste cose, il sommerso in Italia è reale, non è campato in aria. Il sommerso. Noi adesso con il dottor Schiavoni invece vediamo quelli che sono i dati chiaramente ufficiali. Che cosa si può dire a livello di tendenza per quanto riguarda questo? Allora, io ho preparato queste tabelline, questi grafici, prelevando i dati dal sito INAIL, l'Istituto Nazionale dell'Assicurazione Infortuni sul Lavoro, e si riferiscono al triennio 2013-2017 e apparentemente sono dei dati non convergenti con quelli indicati dal Presidente Municchi, in quanto ho fatto riferimento a quelli definiti, cioè per i quali è definito l'iter assicurativo. Allora, questi dati li ho confrontati in tabella sia a livello d'Italia, a livello Toscana, a livello Arezzo, quindi si parla
di tutte le cosiddette tre gestioni, industria e servizi, agricoltura e conto Stato, e notiamo in generale una leggera diminuzione per quanto riguarda gli infortuni in Italia, diminuzione che è riscontrabile anche per la Toscana e riscontrabile anche per Arezzo, dove abbiamo in questi 5 anni una diminuzione. Chiaramente questo non è un dato confortante, perché sono dati abbastanza grezzi, andrebbero confrontati anche con le ore lavorate, eccetera. È un primo dato, bisognerebbe entrare molto nel merito, eccetera. Diciamo che comunque l'andamento è curioso, vedere che gli andamenti di queste tre curve sono simili, grosso modo simili, e comunque non è un dato riscontrabile in crescita. Qui sono, è la banca dati statistica dell'INAIL a dirlo. In quest'altra tabella possiamo vedere l'andamento la distribuzione per Arezzo sempre degli infortuni distinti tra quelli in occasione di lavoro, cosiddetti quelli in itinere. Quelli in itinere sono quelli che avvengono da verso il luogo di lavoro, dall'abitazione verso da luogo di lavoro verso il luogo di lavoro. E allora noi, a fronte sempre della curva leggermente inclinata del totale, notiamo che mentre quelli in occasione di lavoro seguono la curva, quelli invece in itinere mantengono un certo, in tutti questi 5 anni, quindi praticamente non seguono questa generale diminuzione. Ecco, stiamo vedendo proprio la curva. Ci deve far riflettere su questo discorso degli infortuni in itinere. Quest'altra tabella, invece, visto che si parla in questi giorni anche degli infortuni in agricoltura, riguarda il settore dell'agricoltura, sempre riferito allo stesso periodo dei 5 anni, banca dati INAIL, sempre definiti al 30 aprile 2018. Anche qui abbiamo una leggera flessione degli infortuni per l'Italia, così come per la Toscana, e anche Arezzo segue questo leggero andamento. Anche perché presumo che in questi 5 anni la metà delle aziende agricole sono scomparse, quindi... Ho detto prima, sono dati grezzi, non sono riferiti alle ore lavorate, eccetera. Comunque è un andamento, teniamo conto, che partono dal 2013, esempio, non dal 2008. Se si facevano male lavorando coi voucher, dove risultano? Vanno costi? No, non risultano, perché non l'agricoltura, ecco, allora vede, bella trovata la risposta. L'agricoltura, c'era l'abuso chiaramente dei voucher, e il voucher oltretutto veniva usato solo quando si faceva male il lavoratore, perché sennò non si usava. E quindi ecco forse le spiegazioni, perché credo che... Io vorrei rispondere anche alla sua osservazione di prima. Noi tra le altre cose rispondiamo sempre a tutte le segnalazioni. Se noi ci vengono segnalate, questo è importante che si sappia, se noi ci vengono segnalate aziende che hanno comportamenti scorretti dal punto di vista dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, noi interveniamo sempre. Siamo pronti a intervenire, così come i colleghi dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Dottore, vede, sarebbe un modo molto semplice, per fare questa verifica. Basterebbe andare da quelle grosse aziende che sono rimaste nel nostro territorio, che esternalizzano, e vedere che l'esternalizzazione è avvenuta perché se producevano internamente un braccialettino, quindi lo saldavano internamente, gli costava 5 euro. Ora loro lo fanno saldare esternamente e torna a 0,20 centesimi. Allora, è semplice. Se loro lavorano all'esterno presso un'azienda, anche di italiani, ragazzi, o extracomunitari, noi interveniamo anche su quelli. Sì, allora, secondo me no, perché per l'esperienza che ho io non ho conoscenza di una di queste tante realtà che esistono che sia stata mai controllata. Ma a parte questo, quello, vabbè, sarà che io non... Comunque il problema lì tanto... Li puoi segnalare anche tu, però. No, ma sì, ma il problema è molto semplice, che tanto quando è uno straniero molte volte non ha nulla da perdere, quindi può arrivare che gli pare
arriva al controllo, la mega multa, chiude, il giorno dopo apre col nome di un altro, dall'altra parte è risolto il problema. Dicevo che secondo me veramente i controlli andrebbero fatti a chi esternalizza, perché ribadisco, se mi arriva un braccialetto di palline montate a 0,3, 0,4 centesimi e io dentro dovrei spendere 5 euro, evidentemente chi lo fa non rispetterà, oltre che non pagare le imposte, non pagare nulla, ma non rispetterà di sicuro le norme di sicurezza. Allora, proprio sul numero di controlli abbiamo, credo, un dato sulla vostra attività. Sì, sì, la nostra attività. Vediamo l'attività della rispondiamo. Per fare questo tipo di controlli, come dice lei, bisognerebbe avere un'intelligence. Servizi segreti. Ma non è che, ma io non mica ce l'ho con... No, no, ma per è dire, la scelta politica a livello nazionale. Che non si può fare, no? Dopo arriviamo. Mettere . Il naso nell'ambito, ci vorrebbe la guardia di finanza, andasse a vedere bene nelle aziende l'esternalizzazione, eccetera, eccetera. Quindi, ma non c'è la posta, non è che c'è la che c'entrate voi, cioè, non c'è sicuramente. Sicuramente è una volontà. È consentita, non, certo, è, una, non certo. È un'attività. Vediamo i dati della vigilanza. Allora, qui sì, qui abbiamo preparato una tabellina un po' dei dati. Questo si riferisce a tutta l'azienda ASL Sud-Est relativamente all'anno 2017. Quindi anche Siena e Grosseto. Quindi anche Siena e Grosseto, perché ormai siamo una grande azienda. No, non è questa, vediamo, province. È un'altra con i dati. Sì. Arriva, Sì, allora come attività di vigilanza nei luoghi di lavoro si parte in genere dal numero di cantieri notificati. Voi sapete che per i cantieri c'è l'obbligo, per alcuni cantieri c'è l'obbligo di notifica, per cui le notifiche arrivate nell'anno 2017 assommano a 6.565, sempre si parla della tutta l'azienda Sud-Est. A fronte di queste notifiche, chiaramente i cantieri aperti non saranno solo questi, ma ci saranno anche quelli dell'anno precedente che sono ancora aperti nel 2017, per esempio. Allora, a fronte di queste notifiche, quindi di questi cantieri aperti nel 2017, quelli ispezionati sono stati 1022. Di cui non a norma al primo sopralluogo 223, si parla sempre di edilizia. E sono state controllate 1947 aziende con dipendenti più lavoratori autonomi in edilizia, e sopralluoghi complessivamente effettuati 1290, verbali 302. Quindi sono state per irregolarità riscontrate in edilizia. In agricoltura le aziende controllate più lavoratori autonomi 414, con 625 sopralluoghi, e di cui 82 hanno portato un verbale. Negli altri comparti, quindi tolta edilizia e agricoltura, quindi tutti gli altri servizi, industria, eccetera, eccetera, 2.454 aziende più lavoratori autonomi, 3.589 sopralluoghi, 199 verbali. Qui abbiamo tutta la cosa. Chi sono, per finire la tabella, interessante, chi sono le figure? No, perché prima si è parlato dell'81, il testo unico di sicurezza e lavoro, che individua già dal 94, no, quando la normativa europea, no, le direttive europee sono state recepite in Italia col famoso 626-94, individuava queste figure all'interno dell'azienda che dovevano servire questo sistema, come diceva il dottore prima, che promuovesse la sicurezza all'interno dell'azienda. Questi verbali praticamente hanno riguardato per 194 casi datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, 6 casi lavoratori autonomi, 33 committenti, si parla dell'edilizia, 42 coordinatori della sicurezza. Nell'agricoltura, analogamente, 50 volte imprese, quindi datori di lavoro, figure interne, lavoratori autonomi 6, e altri 21, 135 nel resto dei comparti. Perfetto, ci fermiamo un attimo e poi ripartiamo sia con Marzupini che con Mugnai, che sono stati toccati diversi temi che dobbiamo raccogliere. Tra un attimo. Di noi insieme dalla Casa dell'Energia stiamo parlando di sicurezza sui luoghi di lavoro. Alessandro Mugnai, sono stati toccati dei temi, tra cui uno a voi molto caro, no? Quello
diciamo, delle condizioni di lavoro, quindi sia diciamo, dell'inquadramento, se non proprio lavoro sommerso, dei subappalti, cioè il tipo di, come dire, di impiego di un lavoratore ha un nesso diretto con la sua sicurezza? Certamente. Allora, intanto voglio dire, proprio per sviluppare quanto diceva appunto Fantoni, che condivido nel il grado di analisi, e lo voglio ampliare. 10 anni di crisi hanno fatto spostare, in questi 10 anni, l'attenzione sulla sicurezza. Ma l'attenzione è stata tutta rivolta nel salvataggio possibile delle imprese. Questo ha creato, per così dire, un abbassamento del livello qualitativo della sicurezza nei luoghi di lavoro. Punto 1. Punto 2. Confermo, 46 forme di precariato all'Italia, lo ricordo, col Job Act è stato ancora più liberalizzato l'utilizzo di questa forma. E anche questo non porta certo buona acqua, perché ormai è comprovato, non lo dico soltanto io, chiunque ha un minimo di esperienza, insomma, di lavoro, parte dal presupposto che il primo buon viatico per evitare un infortunio è quell'esperienza, insomma, non dico decennale, ma che comunque ti consente di non farti male. Poi c'è un altro aspetto, è vero. Questo è un fatto reale, cioè sono cambiati i cicli di produzione nelle aziende tradizionali che avevamo, in particolar modo nel manifatturiero, orafo, ma aggiungo anche della moda, cioè i tempi di lavoro e di consegna si sono letteralmente stravolti, cosiddetto fatto di just in time, no? Cioè io penso il prodotto e ieri mi deve stare sul mercato, con le condizioni che dicevo a monte, tra l'altro con aziende anche con gente più anziana dentro, perché l'età media è un po' più alta, diciamo, da dopo la Fornero in poi, e anche dal presupposto, insomma, che abbiamo aziende anche con impianti vecchi, perché questo, anche questo è un altro argomento. I ritmi di lavoro ovviamente sono complici di questo stato di cose. L'azienda fasonista, controterzista, deve consegnare alla grande GRIF che gli ha commissionato appunto il lavoro in tempi assolutamente ridotti, tanto materiale, e questo ovviamente espone. Noi quando siamo nelle condizioni di poter presidiare, perché non siamo dappertutto, questa realtà, il primo occhio che gettiamo è dov'è? È sopra, voglio dire, a quante ferie hai regresse, non soltanto ai ritmi di lavoro, a quante ferie, ripeto, hai di regresse, quanti straordinari fai, però qui dopo subentra quell'altro elemento che veniva detto prima. C'è un dilagare del lavoro nero e c'è un dilagare dell'illegalità notevole. Cioè, con la reinternalizzazione di tante lavorazioni dalla Cina, alla fine la Cina la si è esportata in Italia, abbiamo tante aziende dove è assolutamente complicato riuscire a entrare, a vedere semplicemente cosa accade dentro, e dentro accade di tutto, di più, e questi dopo sono i risultati. Ecco, Andrea Marzupini, anche per gli imprenditori, oltre ovviamente alla questione di sicurezza dei lavoratori, ma anche un problema poi di concorrenza sleale nei confronti delle imprese che invece assolvono, no, agli obblighi sia di assunzioni, a tutte le normative, certo, sia sul lavoro che sulla sicurezza. Ma indubbiamente, io farei anche un inciso ora. Ripeto, non vorrei che passasse il messaggio che l'imprenditore, non siamo tutti uguali, la stragrande maggioranza degli imprenditori sono persone serie, persone oneste e persone che però molte volte... Però questo è un fenomeno. No, è comunque sia persone che molte volte rimettono in gioco per mantenere i posti di lavoro, i propri... Certamente. Rimettono in gioco anche i propri beni personali, immobili, quindi ecco, non vorrei che passasse... Non siamo... Dopo ci sono purtroppo delle categorie di imprenditori che... chiamarli imprenditori e solo fargli un complimento, però la maggior parte, almeno quelli che poi si appoggiano alla nostra associazione di categoria, posso garantire che una percentuale altissima sono persone serie e che hanno a cura la salute dei propri dipendenti. Detto ciò, noi facciamo anche noi delle battaglie contro la concorrenza sleale. Allora, io partirei da una cosa. Io concordo benissimo, concordo con Fantoni. Innanzitutto questi che poi aprono,
che non parlano nemmeno l'italiano e poi aprono, contraggono dei debiti, magari non pagano l'IVA, non pagano le tasse, non pagano niente, poi chiudono e riapre il marito, la moglie, il figlio, il cugino. Allora, io metterei anche delle regole per aprire delle aziende. Non si possono aprire partite IVA che tu non conosci nemmeno la lingua italiana. Perché è assurdo, se tu non conosci la lingua non puoi nemmeno stare attento alle normative che seguire le normative che ciò prescrive. Nell'edilizia ci sono dei settori come possono essere gli elettricisti, gli idraulici, imprese che se io domani mattina voglio aprire un'impresa di elettricisti non lo posso fare. Perché? Perché devo avere dei requisiti, giustamente. Nell'edilizia chiunque, se viene una qualsiasi persona, una massaia, domani vuole aprire un'impresa edile, la può aprire. E non è giusto. Perché? Perché così chiunque può aprire un'impresa edile, mettersi nel mercato e rovinare il mercato. E di conseguenza si abbassano i costi dell'elaborazione, ma si alzano i costi per la produzione, di produzione. E queste cose qui rischiano poi di andare a scapito dei lavoratori che, ripeto, la stragrande maggioranza, io ho un'impresa edile, piuttosto l'appalto non lo prendo. Ci sono anche gli appalti pubblici, noi ancora andiamo avanti con il massimo ribasso, ma dove vogliamo andare? Quando ci sono delle imprese che magari io non riesco a prendere un appalto e ce l'ho sotto casa e vengono imprese da canicattì e me lo prendono col 40% di ribasso, ma dove vogliamo andare? È normale che questi in qualcosa dovranno cedere e quindi molte volte cos'è? La sicurezza per i dipendenti. Quindi la concorrenza sleale è un'altra cosa che dobbiamo combattere, ma deve partire dal basso, ma deve arrivare all'alto e l'alto poi deve fare qualcosa. Sì, flash, solo sì. Velocemente, insomma, è ovvio, io non sto assolutamente generalizzando, sto cercando di articolare insomma il problema serio che abbiamo di fronte. E purtroppo devo dire non tutte le aziende sono d'altronde assistite dalle associazioni come CNA o Confartigianato, che tra l'altro voglio dire hanno delle validissime proposte di affiancamento e di consulenza. Oltre a questo poi, parlando proprio di appalti, no, non dimentichiamo un aspetto fondamentale tra l'altro, che è quello dell'infortunio mortale di agosto. Sì. Noi pensiamo... Questo lo abbiamo, abbiate pazienza, l'abbiamo fatto presente con fermezza anche al prefetto, insomma, il problema appalti non è solo legato al conto terzismo, quello è il conto terzismo, invece c'è anche un altro problema serio, che sono gli appalti dei cosiddetti enti pubblici, che lì ancora è inutile stare a girare intorno, si gioca tutto sul massimo, ribasso. E questo ovviamente crea non soltanto un abbattimento qualitativo della proposta, ne paga appunto le conseguenze la sicurezza, arrivando a una vera e propria deresponsabilizzazione appunto degli enti che comunque propongono l'appalto. Di quindi ci vorrebbe innanzitutto una volontà politica intanto di cambiare queste normative sugli appalti. Detto, che ognuno si incomincia a prendere dalle sue responsabilità se non vogliamo più assistere a quegli scempi che sono stati dati appunto all'inizio. Allora, vediamo come è cambiata anche la normativa, no? Dalla 626 al testo unico. Vediamo un attimo con Grazia Settimelli. Norme di comportamento, di manutenzione degli impianti, di formazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro ha una sua precisa disciplina. La vera domanda è se questa venga sempre rispettata. Il decreto legislativo comunemente noto come la 626, ovvero la legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, è stato pubblicato il 19 settembre del 1994. La legge che di fatto in Italia ha proprio introdotto il concetto di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro. È stata poi abrogata dal decreto legislativo 81 del 9 aprile del 2008, che ha introdotto il testo unico sulla sicurezza sul lavoro. Il concetto innovativo è stato che la gestione della sicurezza non è stata più affidata unicamente al datore di lavoro, ma in considerazione della sua importanza coinvolge tutti i lavoratori nella messa a punto del sistema di sicurezza, sancendo così il passaggio da un sistema incentrato sulle regole ad uno incentrato principalmente sulle singole persone.
C'è una procedura da seguire, naturalmente, che è in base al progetto specifico che è stato fatto, dove c'è un chi fa che cosa, un organigramma delle emergenze, chi deve intervenire, come. Ecco. Dal 3 febbraio 2005 inoltre in vigore l'obbligo del pronto soccorso aziendale istituito dal decreto ministeriale numero 388 del 2003. Ogni azienda di piccole e grandi dimensioni deve essere dotata di una cassetta o pacchetto di primo intervento, di personale specializzato per la gestione degli interventi di soccorso e di un collegamento con il servizio di emergenza sanitario. Insomma, un impianto normativo che, se rispettato, dovrebbe davvero garantire sicurezza e consapevolezza. Il principio della legge è unire la salvaguardia di persone, oggetti, macchine, documenti. Bentornati, ultima parte di Negozio Bianco dalla Casa dell'Energia di Arezzo. Abbiamo visto, no, quelle che sono appunto le misure di sicurezza. Chiedo sempre ad Andrea Marzupini, cioè il costo anche che l'azienda sostiene, no, nel settore della sicurezza, è una valutazione che facciamo al di là di quello che prevede la legge, cioè una valutazione proprio di merito. Quanto poi va a incidere direttamente per una maggiore sicurezza dei lavoratori? Cioè ci sono dei costi che sono, cioè servono teoricamente per la sicurezza, ma poi in realtà non è che ne portano di più? Beh, sicuramente, come si diceva prima, tutto ciò che è la redazione di miriadi di documenti non fanno altro che comportare dei costi aggiuntivi per l'impresa e di conseguenza vanno a erodere il guadagno, mentre invece noi appoggiamo tutto ciò che è formazione seria e quello è comunque sia una prevenzione che non si può definire un costo, ma è comunque sia un investimento, perché poi non dimentichiamoci che in un'azienda quando succede un infortunio sul lavoro sono comunque sia, scusate il francesismo, sono dolori anche per i datori di lavoro e non servono solo le morti per avere dolori, insomma basta che si faccia male un dipendente che insomma ci sono dei problemi, quindi meglio prevenire e investire qualche soldino prima e poi dopo ovviamente con la speranza che non succedano infortuni. Poi non sempre gli infortuni poi sono dettati dalle scarse condizioni di sicurezza, a volte purtroppo c'è anche l'imperizia, c'è anche l'abitudine a fare determinate lavorazioni che all'inizio portano ad avere un grado di concentrazione e di prudenza alta, poi quando quelle lavorazioni diventano sistematiche a volte cala anche la prudenza e quindi non sempre è colpa del datore di lavoro o dei luoghi dove si svolge il lavoro. Dottor Schiavoni, quando intervenite, no, la ASA stessa ci comunica purtroppo che magari c'è stato un infortunio sul lavoro, no, arriva sempre la comunicazione, è intervenuta ovviamente magari nell'azienda, nel posto dove è avvenuto l'infortunio, appunto la prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della ASL. Come si svolge proprio il vostro lavoro una volta che andate appunto in un'azienda dove si è verificato un infortunio? Cioè che cosa andate a verificare? Allora, una delle nostre attività, oltre a quella di vigilanza, dal 78 con l'833 praticamente l'azienda USL fa anche l'attività di polizia giudiziaria per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro e quindi noi collaboriamo insomma con i magistrati per condurre avanti l'inchiesta sugli infortuni secondo quelli più gravi, meno gravi, eccetera, però collaboriamo per accertare le eventuali responsabilità. E, in genere si fanno quando arriva la notizia, in quanto per l'obbligatorietà insomma, dell'azione penale, certo. Ovviamente quando ci arriva la notizia di infortuni per i quali è obbligatorio procedere, procediamo d'ufficio, eccetera. Alcune volte per quelli più gravi sono lo stesso 118, quindi un servizio sempre della nostra azienda, oppure carabinieri, forze di polizia che ci segnalano che è avvenuto un infortunio. In quel caso, soprattutto quelli più gravi, è importante arrivare subito, perché arrivando subito ci si rende conto di cosa è successo prima che cambino lo stato delle situazioni, insomma, delle situazioni dove è accaduto l'infortunio, possiamo
procediamo insomma in quelle che sono le normali attività di polizia giudiziaria. E quando non sono rispettate le norme è abbastanza evidente che un infortunio è avvenuto per... Non è semplice, chiaramente richiedono sempre accertamento, ogni infortunio richiede accertamenti, non tutte le nostre indagini si concludono con l'individuazione di responsabilità da parte delle figure quali datori di lavoro o altri, insomma, non tutte, una parte di queste. Allora, però quello che è importante è che lo studio della casistica degli infortuni devono essere la base per fare prevenzione, è questo che è importante, oltre che assicurare la giustizia, le responsabilità, i superstiti, eccetera, è importante che diventi un bagaglio culturale per tutti gli altri. In questo si sta lavorando anche in questa direzione, magari poi ne riparliamo. C'era proprio un'altra slide invece sulla vigilanza programmata. Sì, questa, no? questa slide è della vigilanza programmata e sono praticamente i settori che poi sono classici dove per l'azienda USL Sud-Est nel 2018 sono stati previsti in misura diversa, sono stati previsti interventi, lo facciamo nel tessile, nel cantiere navale portuale, che lavoro in mare chiaramente non ad Arezzo, ripeto è della Sud-Est, quindi c'è anche Grosseto qui, nella metalmeccanica, che è importante qui da noi ad Arezzo, nel legno, nella grande distribuzione organizzata, nell'edilizia, nell'agricoltura, due settori classicamente interessati dalle nostre attenzioni, e anche nell'estrattivo e lapideo. Credo che è arrivata proprio da un sindacato, quando appunto è successa la tragedia dell'archivio di Stato, volevo farti commentare anche a Davide, a voi, mi pare, non so se era l'UGL, ma non vorrei sbagliare, o la UIL, sulla proposta addirittura di introdurre una fattispecie di omicidio sul, non so come lo potremmo definire, insomma, omicidio sul luogo di lavoro, anche se sì, è molto brutta come espressione, sì, diciamo sulla falsa riga di quello che è stato introdotto ad esempio nel caso dell'omicidio stradale. Certo. Può essere un deterrente oppure si rischia di creare ancora più confusione, no? Creando continue fattispecie diverse rispetto poi ad alcune che sono già previste, insomma. Ma io penso che l'assunzione di responsabilità quando comunque sia dirigi un'azienda o quando... Ce l'hai già, insomma. Devono essere ovviamente prese in maniera più seria possibile, ci mancherebbe altro. Io, più che acutizzare, per così dire, la pena in sé, va trovato un metodo completamente diverso. Stasera, per esempio, manca un interlocutore. L'ASL, per così dire, il braccio, è l'organo ispettivo, insomma, è tanto altro anche in termini di sicurezza. Per esempio, quando è stato debellato un problema serio, appunto malattia respiratoria dovuta al mastice, grazie agli ispettori dell'ASL hanno detto: guardate, probabilmente se invece la cappa d'aspirazione che porta in alto, si parla proprio, ma la facciamo laterale, secondo il nostro avviso possiamo, quindi dalle ispezioni puoi migliorare tanto anche nei cicli produttivi. Qui però il soggetto che manca è la regione, insomma, secondo il mio avviso deve essere riconcepito le modalità, la prassi per aggredire questo problema. Mi rifò appunto a quello che diceva Faltoni, il mondo, gli assetti produttivi sono molto cambiati, servono più forze, serve una vera e propria task force, sia degli organi ispettivi di controllo, dei soggetti competenti e di rappresentanza, dove assieme appunto sono in condizioni di poter indirizzare nei settori che maggiormente, voglio dire, possono avvenire di infortuni. Nella cantieristica generalmente si butta tutti i massimi controlli possibili, la regione toscana è quasi ossessionata, fa bene, però insomma stiamo avendo
problemi seri anche per i motivi che si diceva prima, insomma, in tante aziende manifatturiere. Ecco Davide, però si può sintetizzare che al di là dei controlli, della buona volontà, il problema è a monte, no? Anche il discorso che dicevi prima, no? Delle condizioni di lavoro. Ti sembra che questo governo giallo-verde possa dare segnali di cambiamento in questo settore? Non mi sembra che sia un tema al momento di cui... sono note iniziative particolari, non su questa agenda non la vediamo insomma, il lavoro però aspettiamo insomma non, no. Allora, non ci affrettiamo a dare giudizi perentori. Il decreto dignità, va detta di chi lo ha fatto, doveva ridare dignità al lavoro, e quindi il discorso della riduzione dei contratti a termine sicuramente è una cosa, a prescindere, è una cosa positiva. Io anzi credo che veramente i contratti a termine si dovrebbe tornare alla precedente normativa, perché chiaramente continuare a introdurre la flessibilità nel mondo del lavoro, secondo me oggi ci dovrebbe far capire che non ci ha portato da nessuna parte. Quindi mi sembra che non siamo riusciti fondamentalmente a creare quei milioni di posti di lavoro che si era detto, non siamo riusciti a far ripartire l'economia, e a differenza della Germania, dove tutta questa flessibilità non c'è, o di altri paesi che continuano ad avere bisogno di manodopera, e noi qui, ahimè, mi sembra che il problema, ripeto, anzi, io sono convinto che... Allora, quello che è successo all'archivio ha fatto un po' di rumore, ha colpito, perché secondo me nel senso collettivo chi lavorava in un ambiente come quello, di fatto in una biblioteca, non si immaginava che si potesse arrivare a morire dentro una biblioteca. Ma evidentemente, ribadisco, c'è intorno a noi tutto un mondo, io penso alle piscine, penso agli stadi, dove ci lavora tanta gente, con i Coco Pro, con questo tipo di associazioni, tutto legale, che è illegale. Questi giovani lavoratori spesso sono istruttori, allenatori o atleti o personale di vario tipo, i famosi hostess, eccetera, eccetera. Un'associazione, sono vere e proprie aziende camuffate. Sì, però possono dare fino a 10.000 euro in esenzione di tutto, e soprattutto, ripeto, senza nessun tipo di tutela. Ma questo avviene anche in tanti altri ambienti, perché questo tipo di rapporti è esteso a tanti settori. Ma insomma, poi non è che l'agricoltura non è... Ora, anche se non c'è i voucher, non è che è scomparso il lavoro nero, e anzi vorrei fare una battuta, io vado sempre in campagna e vedo a raccogliere qualunque tipo di frutto in questo periodo solo ragazzi neri, e quindi anche qui mi chiedo, ce lo possiamo dire, sicuramente sono richiedenti asilo senza permessi di soggiorno, vorrei sapere come fanno a lavorare. Però non li vede nessuno, eppure si vedono. Dobbiamo chiudere. Io vi ringrazio di questo dibattito. C'era una cosa da aggiungere al volo? Sì, aggiungere un po' per rispondere anche all'osservazione di Mugnai. C'è un protocollo d'intesa proprio del 1° giugno della Regione Toscana che va in quella direzione, sicuramente lo conosce, fra Regione Toscana, Ispettorato Nazionale del Lavoro, e Vigili del Fuoco e associazioni sindacali. La prefettura insomma inizia a mettere il sale nella coda, che ha prodotto anche un piano operativo che prevede, praticamente riunisce di questi enti, condividono tutte le loro risorse, conoscenze eccetera, per arrivare a un piano di lavoro che si sta finendo in questi giorni, che prevede attività mirata, proprio come diceva Mugnai, alla individuazione dei settori dove intervenire, in modo che i settori siano anche per ottimizzare le risorse, per essere più efficaci ed efficienti. Grazie davvero per averci fatto comprendere meglio come sta la situazione. Il problema chiaramente deriva da livelli più superiori, e quindi ci auguriamo che le cose possano cambiare. Ci vediamo la prossima settimana. Buonasera.